E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questa nuovissima reaction. Dopo tantissimo tempo, ragazzi, effettivamente che non pubblicavo niente qui sul tubo, eccomi qua di ritorno con una reaction che penso fosse assolutamente d'obbligo fare, ragazzi, perché stiamo parlando appunto del trailer, del nuovo trailer che è stato pubblicato tipo un paio di giorni fa dalla registrazione di questo video di God of War Ragnarok. Ok, quindi cioè, non si poteva non guardare, ragazzi, assolutamente. Io non me lo sono spoilerato, appunto, in previsione di farci una reaction. Intanto scusate, come al solito, ragazzi, per la luce pazzerella, però oggi è nuvoloso, quindi il sole va e viene come al suo solito. Per cui, che dire, aspettative? Io direi, ragazzi, che personalmente ho aspettative altissime riguardo questo gioco, come penso comunque praticamente forse chiunque comunque abbia giocato. Appunto, God of War, io lo giocai non al lancio quando uscì, ma un pochettino di tempo dopo, come al solito, perché io di solito, lo sapete, ragazzi, non compro giochi al lancio, quindi lo comprai un pochettino di tempo dopo quando lo trovai in offerta, penso, non lo so, intorno ai 30 euro, quindi comunque forse era passato un pochettino di tempo dall'uscita, ma a prescindere da questo, ragazzi, comunque ho avuto la fortuna appunto di poterlo giocare e il gioco mi stupì veramente non poco. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Io penso che all'epoca fossero tutti quanti un pochettino scettici riguardo questo nuovo God of War, perché come al solito, ragazzi, comunque quando si riprende una qualche serie videoludica dopo tanti anni dall'uscita dell'ultimo capitolo, chiamiamolo così, dopo tanti anni dall'uscita dell'ultimo titolo, forse meglio, di solito si è sempre appunto un pochettino, ragazzi, scettici, perché comunque ovviamente col passare degli anni le case produttrici, volente o nolente, sono comunque costrette, tra molte virgolette, a aggiornarsi, tra virgolette, nel senso perlomeno, ragazzi, sono costrette a svecchiare le meccaniche di giochi che noi abbiamo conosciuto comunque veramente diversi anni fa. Quindi c'era un po' di paura, principalmente penso che fosse questo, c'era più che altro paura riguardo questo nuovo titolo di God of War, proprio per questo motivo. C'era tanta paura riguardo il fatto che probabilmente appunto le meccaniche troppo nuove avrebbero, come al solito, ragazzi, come solitamente sempre si ragiona comunque su giochi che hanno una certa età, che le meccaniche troppo nuove appunto avrebbero snaturato troppo lo stile di God of War. Vi dirò, io God of War, ragazzi, su PS2 non l'ho mai giocato, cosa gravissima io direi, perché comunque God of War per PS2, ragazzi, è stato veramente, insomma, una delle colonne portanti, come ad esempio, che ne so, un Prince of Persia o comunque giochi veramente molto importanti appunto per l'epoca di PS2. E io non li ho giocati quei capitoli là. Il primo God of War che ho giocato in vita mia è stato God of War 3 su PS3 e quando lo giocai, ragazzi, rimasi veramente sbalordita perché lo trovai veramente stupendo. Io non so perché appunto non li ho mai giocati, se il terzo fosse all'altezza comunque dei primi due, però se non sbaglio comunque l'opinione generale era stata molto buona. Dopo, se non sbaglio, dopo il terzo ne era uscito un altro che forse era God of War Ascension, e adesso non mi ricordo di preciso se ne erano usciti, se n'era uscito soltanto uno o altri due dopo il terzo, forse uno, forse era appunto God of War Ascension, che però, se non ricordo male, all'epoca non creò tutto questo grande entusiasmo. Quindi dopo quell'ultimo titolo e dopo diversi anni, ovviamente c'era un po' di paura generale, quindi ci ricolleghiamo al discorso di prima. E molte persone, come ragazzi, solitamente appunto succede quando si va a svecchiare una saga comunque che ha riguardato la nostra infanzia o comunque la nostra adolescenza, molte persone sono partite prevenute, tra virgolette, dicendo che comunque il nuovo gioco, avendo nuove meccaniche, avrebbe fatto cagare o comunque non sarebbe stato God of War avendo nuove meccaniche. Io sinceramente, ragazzi, sapete che non sono mai d'accordo sulle opinioni buttate così a caso senza neanche aver avuto la possibilità di giocare un titolo. E infatti queste, insomma, questi pareri mi sembrarono veramente molto spiacevoli,
spiccioli, nel senso molto stupidi, passatemi il termine. E infatti poi quando il gioco uscì, penso che forse la maggior parte dei videogiocatori dovette ricredersi, perché con God of War, ragazzi, fecero, insomma, quest'ultimo God of War fecero veramente un lavoro, secondo me, e a parer mio, a mio modesto parere, straordinario. Io adesso non so voi cosa ne pensate, ovviamente aspetto qua sotto in commento, ragazzi, i vostri pareri riguardo appunto God of War e riguardo appunto God of War Ragnarok, di cui adesso andremo a vedere appunto l'ultimo trailer che è stato pubblicato. Dura soltanto 30 secondi, c'è anche la data di uscita, io non l'ho vista, ho soltanto insomma letto da qualche parte che era stata annunciata appunto la data di uscita, non so quando è, adesso lo guarderemo insieme. Per cui, per ritornare ancora più indietro a quello che stavo dicendo, aspettative riguardo questo gioco assolutamente altissime, proprio perché io trovai God of War veramente spettacolare, davvero un gioco meraviglioso, per cui io direi, ragazzi, di non perdere più tempo, anche perché sono molto impaziente ovviamente, e di andare a guardare insieme questo trailer. When you are at your weakest, in fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this, you are not alone. Rated M for mature. Cioè, fermi un attimo, cioè me la buttano lì così, mi fanno vedere un lupo gigante stupendo, meraviglioso, cioè cosa che assolutamente uno si aspetterebbe da God of War, ragazzi, perché appunto il bello di God of War era proprio questo, che sempre, insomma, queste creature titaniche o comunque grandi e gigantesche che lasciavano veramente a bocca aperta. Wow. Comunque qua c'è, ragazzi, un trailer che probabilmente io non ho guardato. Io questo trailer, ragazzi, che è stato pubblicato il 1° ottobre 2021, io non l'ho guardato. Cioè, gravissimo, regà, greve se non grevissimo, per cui io direi di guardarcelo insieme, perché davvero non l'ho guardato e direi di godercelo, Peggy, ragazzi. 18. È doppiato in italiano questo, per fortuna. Non c'è più tempo. Per le profezie, il Film Winter conduce a Ragnarok. La guerra è vicina. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Io riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Odino ha degli assi nella manica a cui non avevamo pensato. E se qualcuno potesse aiutarci? Parli di Tyr, il dio della guerra di questa terra. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Se è là fuori, noi dobbiamo trovarlo. Entrate! Per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? Cerchiamo di fermare il Ragnar, di aiutare le persone. Se l'unico modo fosse la guerra... La guerra non è l'unico modo. Smetti di pensare da padre e prova a pensare da generale! No! Mi sembri una persona calma e di buon senso. Sei una persona calma e di buon senso. Di crisi. Il panico non serve. Controllalo.
usalo a tuo favore. Mamma mia, signori. Mamma mia. Tyr! Vieni con noi. Mamma mia, signori. Presto avrai le tue risposte. Che roba, ragazzi. Almeno alcune. Mamma mia, che figata, raga. Dai. Io penso che ci sia veramente ben poco da dire. Penso ci sia veramente ben poco da dire, ragazzi, perché sarà una figata assurda. Ovviamente avranno tenuto delle meccaniche che erano state introdotte appunto con l'ultimo God of War e sicuramente avranno inserito anche novità strepitose. Tra l'altro, cioè, raga, Kratos io penso che o lo si può adorare o lo si può adorare. Sicuramente non è una persona calma e di buon senso, come gli ha detto Thor, però c'è tanta roba. La cosa che ho visto con molto piacere è che uscirà anche su PS4, quindi non sarà soltanto, insomma, per le console di ultima generazione. E questa cosa effettivamente, ragazzi, mi tira parecchio su di morale, perché comunque ci sono ancora tante persone che purtroppo non sono riuscite a passare appunto alle console di nuova generazione, soprattutto ovviamente, ragazzi, perché comunque trovare PS5 è stata un'impresa, anche se attualmente, da quel poco che avevo sentito dire, dovrebbe essere forse un pochettino più semplice riuscire a trovarle, anche se non troppo. Però questa può essere sicuramente una buonissima notizia per i videogiocatori come me che appunto non sono riusciti ancora a comprare PS5 e che ancora nerdano su PS4. Uscirà quindi a novembre, io penso che lo prenoterò, oddio, forse non lo so. In ogni caso mi sembra anche di aver visto che hanno fatto vedere le Collector's Edition, che molto probabilmente saranno già svanite nel nulla, perché sembra che la gente viva in attesa di riuscire a trovare disponibili le Collector's Edition delle nuove uscite. Quindi mi piacerebbe poter comprare Collector, ma non so neanche quanto sarà il prezzo, quindi comunque il prezzo sarà abbastanza alto. In ogni caso penso che lo prenoterò. Il problema è che quest'inverno, ragazzi, forse dovranno uscire due o tre cose abbastanza interessanti, quindi il portafoglio mi sa che piangerò un po', ma ci stanno, raga, quei giochi che si devono per forza comprare al lancio. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate di questi trailer. Io vi mando un saluto, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!